Salve amici, sono tre cani. Come? Quello è di Bethesda e ci possono denunciare. Ok, ho capito, ho capito. Vabbè, taglia, taglia. Signori, benvenuti al cubo del vostro mobby. Siamo tornati su Hunting Simulator 2 Ita. Oggi, signori, dall'apice del nostro coguaro leggendario è Cinghialotto. Leggendario? Come probabilmente visto anche dal titolo, cosa che spero, signori, andremo a caccia del bisonte. Al solito andiamo a controllare. Dobbiamo andare nel deserto, di cui io ho in teoria già dovrei possedere la licenza. Sì, eccola qua. Ovviamente se vedete i soldi aumentati, ragazzi, sì, perché poi comunque in vostra assenza sono andato sempre a caccia. Ovviamente andremo ad acquistare anche un fucile nuovo. So già in realtà anche quale, forse l'abbiamo superato. Ok, era classe 85, diciamo così, Bavarian. Ok, infatti oggi, signori, ci andremo, anche se comunque il Carbon Wolf, ammetto che abbiamo il 308, ma di questo avevamo il 38, sì. Perché vorrei comprare un calibro 38, signori, non solo 308. Questo Hunter sarebbe anche interessante. Anche di questo c'è il 338. Certo, non è che corrisponde molto. Cioè, qua sembra molto più scuro, sinceramente. Va bene, sai che ti dico in realtà? Allora, restiamo sul classico. Quindi andiamo sul Bavarian e ci prendiamo il 338. Poi sarebbe troppo assurdo, ragazzi, se noi avessimo, perché vi stavo dicendo questo, che con calma ci prenderemo ovviamente tutte le armi, ma che sarebbe troppo assurdo avere di tutte le armi, tutti i calibri. Vabbè, ragazzi, ma è una cosa tipo impossibile, penso. Cioè, troppi soldi. Perché se già andiamo a considerare, andiamo su una da 7000, può essere prima, sì. Per quanto riguarda i fucili, noi, vabbè, sono tutti a calibro singolo. Non è che dello stesso fucile fanno dei modelli, diciamo, da variante, no? Quindi, che so, questo è il 20G, ma magari fanno anche il 12, anche se potrebbe non c'entrare, lo so. Anche di questi abbiamo il modello singolo, ma se andiamo a prendere, per esempio, anche dei rifle, alcuni sono a calibro singolo, però se noi andiamo a prendere, per esempio, questo, ce ne sono praticamente 2, 4, 6, 7. Quindi, vabbè, noi uno lo possediamo, però 7 calibri, di cui ognuno costa, facciamo 2008, facciamo 2005, anzi, praticamente 17,5K solo per questo. Quindi, possedere il calibro però di ogni fucile mi sembra un'esagerazione. Per quanto mai dire mai, però, tanto mi sa che ce l'ha messo qua, signori. Come potete vedere, appunto, l'armeria inizia davvero a prendere forma. Ma veramente? E secondo me per arricchirlo ancora di più, principalmente dovrei andare a prendere sempre dei rifle, perché qua è tutto armadio di rifle. E qua magari ci sono i semiautomatici. Oddio, no, aspetta. Che questi non sono. Anche questi sono rifle. Questo dovrebbe essere uno shotgun. Non riesco a. Sì, dovrebbe essere uno shotgun. Però magari qua vanno a mettere le armi semi-automatiche. Magari quando andiamo a prendere una compenetrazione. Animali di taglia piccola, magari ci andiamo a prendere qualche altro arco. Comunque effettivamente ne ha. Abbiamo qualcuno da acquistare e ce l'abbiamo, dai. Va bene, signore, ci troviamo nella regione di Bandera. Si vede che da qua è passato Antonio. Mamma mia, vabbè, sta battuta non la dovevo fare. Non la dovevo fare questa battuta, ragazzi. Signori, vabbè, a parte questo, ovviamente ho portato il 243 classico e il 338, che vabbè, quello che appunto abbiamo acquistato prima. Non ve l'ho fatto vedere dal menu, ragazzi, perché. Della selezione delle armi, perché non aveva senso. Signori, noi appunto, quindi siamo nella regione di Antonio. E praticamente ho già qualche segnalino. Non abbiamo esplorato tantissimo. Ma ogni botta, ragazzi, che io ho sempre problemi. Il fatto che si sposta solo col mouse e non anche con tasti direzionali o robe simili. Veramente antipatico come cosa. Allora, io ho selezionato un po' un percorso, perché comunque sono venuto precedentemente a cacciare. Ah, ma ce n'è uno anche qua. Sai che magari me lo spona davanti. Intanto facciamo una cosa, controlliamo un attimo qua. Sia mai, ragazzi, che abbiamo comunque un colpo di fortuna. Oddio, anche se ci mettiamo proprio dietro gli alberi, non so quanta fortuna potremmo avere. Però, sai mai che veramente a un certo punto ci andiamo a guardare intorno e becchiamo un bisonte. Anche questa regione, ragazzi, come la pianura dove di solito andiamo a cacciare, è molto ampia. Cioè, nel senso, però qua, il discorso è che ci sono, è molto pieno di rialzi e via dicendo. E poi qua, essendo una colorazione di terreno differente, come comunque giusto che sia, facciamo una cosa però, ragazzi. Io mi sposto un attimo di qua, perché sa mai che ho la fortuna di beccarmelo, diciamo, subito. Però
Dato che mi sposto di qua, andiamo a parlare. Perché se no andiamo lì sopra dove eravamo prima, ragazzi. Voglio un attimo provare qua e guardarmi in giro. Mi sembra strano che io non stia trovando nulla. Però dobbiamo fare anche attenzione, ragazzi, perché spesso... C'è una tenda, ma l'abbiamo scoperta? Spesso mi è capitato che in realtà quando venivo... No, una lince sarà. Quando venivo a cacciare... Chi è quello? Antilocapra. In questa zona praticamente mi capitava appunto di... Mi passavano gli animali davanti e non li vedevo, perché comunque molti animali hanno una colorazione grigio, marrone, quindi si vanno a confondere con terreni di questo tipo. Per quanto ci sono i verdi degli alberi che va a contrasto, però non serve praticamente a nulla. Ora, il bisonte è una preda parecchio grande, quindi in realtà non dovremmo avere grosse fatiche, però dovrei guardare più lentamente, questo è poco ma sicuro. Però non credo, infatti io ci sono venuto proprio con la cosa di... Ho detto, ma sai che c'è, magari un colpo di fortuna me lo becco subito, ma ovviamente, ragazzi, non è così, non è il nostro giorno. Allora, signori, io mi sono spostato qui vicino, ma abbiamo anche una torre qua nei pressi. Potrebbe essere molto interessante. Perché? Perché comunque ci dovrebbe dare una buona vista. Poi qua in realtà siamo in altezza parecchia. Detto tra me e voi, attenzione, c'è una traccia. Di che si tratta? Silvi Lago. Ok, ma sapete che forse il Silvi Lago non l'ho mai preso? No, non mi... In questo momento guarda, c'è proprio un vuoto di memoria. Ehi, attenzione. Ti ho visto, ma non sei un... Infatti, è una coppia di amici che vanno a prendere una birretta al bar. Ho visto qualcosa in lontananza. La problematica del rinoceronte, sapete qual è? Che non ha dei collar. Perché magari rispetto al coguaro, che tu a un certo punto lo vedi e lo puoi provare ad attirare in qualche modo, no? Il rinoceronte, sì, vabbè, che ho detto? Rinoceronte, ragazzi, sento, sto fuso. Il bisonte no. Il bisonte, ma proprio no. Poi adesso il discorso è quando tu vedi l'animale, gli usi il richiamo e te lo attiri, in un certo senso, nella tua direzione. Ma anche il fatto che a volte ti risponde, quindi... cioè, io certe volte li uso anche per magari vedere se c'è qualcuno in zona. Sa mai i casi della vita, no? Tornare un po' in queste terre, signori, non so voi, ma a me dà un bel feed. Cioè, nel senso, mi riporto un po' all'inizio, quando si doveva sudare parecchio per trovare un animale. Non che di solito, appunto, sia ovviamente. Ma il discorso, ragazzi, che semplicemente non... Avendo poi esplorato più di tanto la mappa, che volete, giustamente è un po' più complicato, perché lì, cioè, praticamente, ragazzi, effettivamente siamo stati solo nelle pianure fino adesso. Quindi effettivamente molti video, mi sa che io un po' mi focalizzavo molto sull'animale e poco sulla zona, effettivamente. Però sapete che c'è, ragazzi, magari i prossimi video cerco... Volevo fare un po' come The Hunter Call, no? Che magari ci veniamo una zona, ma effettivamente qua non è il discorso che ce ne sono così tante, che richiede poi il fatto che tu ti concentri su una zona, ti finisci quella e passi alla prossima. Possiamo andare a fare anche un po', se serve, avanti e indietro, comunque quanto per differenziare. Certo, non ci possiamo lamentare, perché comunque, voglio dire, le praterie Pawnee ci hanno dato tanto, ma tanto tanto tanto. Ci hanno regalato, ragazzi, due leggendari, ci hanno regalato il grind del coguaro, quindi per fare soldi. Io non so se questa cosa poi può interessare, ma se interessa, ragazzi, fatemelo sapere. Posso farvi anche un video dedicato, perché no? Potrei spiegarvi nel dettaglio. Intanto, niente, ragazzi, io abbandono la cosa e vado in giro a cercare. Però vi dicevo, potevo spiegarvi nel dettaglio come faccio io, perché effettivamente io perdo dai 5, massimo 10 minuti, 95% dei casi, quindi diciamo 9 casi su 10, il coguaro lo trovo. C'è il caso raro che magari non lo trovo, ma perché cerco di fare una cosa molto veloce, ecco. Oh, proprio comunque, sì, rinoceronti. Bisonti non li trovo neanche a pagare. Mamma mia, però ci serve una zona. Beh, oh, ma no, ma perché io ho guardato da zone alte, eppure non... già lui, non ho avuto la cosa di trovarlo. Comunque non è che sta mappa mi sembra molto... Cioè, dovrebbe avere meno cervi, invece ha solo cervi praticamente. Cervi e Silvi Lago, signori, cioè, vedete. Poi magari mi sarà passato da sotto il naso e non me ne sono reso conto io, eh. Oh, può anche essere. Ma ragazzi, proviamo, dai, non lo so. Proviamo ad andare un po' a nord, vediamo se... Proviamo qualche traccia fresca, dai, vediamo. Attenzione, trovate Silvi Lago in compenso. Beh,
Ah, signore, abbiamo trovato la preda del video. No, scherzo. Anche se non vorrei, però scherzo. No, bene o male invece stavo dicendo i funghi. Sì, vabbè. I conigli li trovi sempre nello stesso punto. Grosso. Vabbè, quindi ragazzi, per concludere il discorso di prima, fatemi sapere se vi interessa, appunto, come immaginare moneta. Vi dicevo, appunto, alla fine stavo dicendo di nuovo i funghi. E oggi sono fissato con i funghi. Il fatto che sono sempre nella stessa... Allora, se tu vai completamente in blind, magari fai fatica perché non fanno versi, non hai effettivamente tutti gli strumenti che in teoria dovresti, barra, potresti avere. Niente, proprio, proprio niente, zero. Potresti avere se andassi a caccia di conigli. Però, di fatto non è così, quindi... Tocca arrangiarsi. Però ecco, se noi andiamo in giro a esplorare, cosa che io vi ho sempre consigliato se si tratta di Ant Simulator, ragazzi, andate nelle zone, vedete un attimino, magari anche senza prendere animali, traccate le zone dove loro passano, perché comunque io ho capito, giocando ormai tante ore ad Ant Simulator, ho capito che comunque gli animali fanno sempre gli stessi percorsi. Cioè non cambia, ragazzi. Il percorso che un animale fa è sempre lo stesso, uguale, identico, non cambia nulla. Se andiamo a mettere il Silvilago, per questo ha senso che su Ant Simulator, appunto, usate tantissimo la mappa andandovi a mettere tutti i segnali che vi servono, proprio perché, appunto, vi va a dare un'idea del percorso che l'animale, appunto, va a percorrere. Scusate il gioco di parole. Lui, per esempio, in questo momento sta andando verso nord, nel caso del Silvilago. Noi sappiamo che comunque se vogliamo venire a cercare Silvilaghi, dobbiamo venire verso nord. Capito? Solo se lui da dove siamo noi, rispetto a dove siamo noi, va verso nord o va verso sud. Dobbiamo un attimino analizzare molto. Coyote, ecco, per esempio. Qui troviamo anche il coyote. Mi vado qua, mi aggiungo coyote. E mi vado in un certo senso ad arricchire. È un po' come andare, ragazzi, in una scoperta e raccogliere informazioni, no? Anche per questo, io, per esempio, nel mio caso specifico, se notate, praticamente sto solo correndo, si può dire. Che effettivamente vorrei raccogliere delle informazioni sul bisonte. Sapete, ragazzi, uno dei miei generi preferiti è proprio il GDR. Ultimamente non sto, dico la verità, non mi ricordo l'ultima ora che mi sono fatto di gioco, sinceramente. Proprio non sto giocando perché ho lavoro o comunque canale. Però questo è sbagliato, ragazzi, perché comunque ogni tanto un po' di stacco sinceramente ci vuole. Anzi, secondo me ci vuole quotidianamente una mezz'oretta quantomeno. Però sapete che poi col canale faccio un sacco di cose, i contenuti richiedono tanto tempo. Purtroppo non sono contenuti, non si prestano come contenuti, non dico veloci, ma che quantomeno richiederebbero meno tempo, ecco. E quindi, ragazzi, giustamente è molto complicato. Anzi, con questa programmazione in realtà riesco a portarmi un pochettino avanti. Qui c'è una torre, magari ce l'andiamo anche a sbloccare. Riesco a portarmi un pochettino avanti perché prima mi ricordo quando vi caricavo solo 3 video di caccia, fondamentalmente, che poi era Hunting, Way Up the Hunter e Call of the Wild. Mamma mia, ragazzi, era un macello. Vi stavo dicendo comunque, appunto, vabbè, a parte questo, che non ho tanto tempo per giocare. È uno dei miei generi preferiti, è proprio il GDR, vi stavo a dire. Quella bianca abbiamo detto, giusto? Sì. Ultimamente mi è presa la voglia di giocare a un Final Fantasy. Ora, per essere io, non mi sono mai finito il 7 Remake. Anche se io sono cresciuto con praticamente Final Fantasy sul vecchio canale, vi stavo portando il gameplay di Final Fantasy 7, perché il 7 è la versione PS1, perché era tradotta in italiano. Ed eravamo arrivati tanto avanti, ragazzi, ma tanto, tanto, tanto. Comunque non lo so, dovrei vedere, ho un Breath of Fire. O comunque ultimamente proprio quello che mi ha fatto prendere proprio spilo è Final Fantasy 8, ragazzi. Non so perché, ma è preso proprio la voglia di giocare a Final Fantasy 8. Ragazzi, non... mi sa che non trovo... Sono un po' indeciso in questo momento. Non so, sono per due cuori se tornare proprio indietro e magari... cioè, tornare proprio alla residenza, nel senso fare un attimo un riaggiornamento della mappa, perché alcuni animali, ok, fanno sempre le stesse posizioni, però hanno più punti di spawn. Ecco, questa è una cosa che prima non vi ho detto, che ho notato. E infatti, per esempio, riprendo appunto l'esempio del Coguaro che vi dicevo prima, no, lui non sta sempre nello stesso punto. Cioè, nel senso, non è che sì, lui ha dei percorsi predefiniti, ma non ha solo un percorso predefinito, ci siamo. Lui ha 2, 3, forse anche 4 percorsi predefiniti,
dove appunto qual è il discorso? Il vantaggio che nelle praterie bounty tu vedi praticamente tutta la mappa, e quindi magari sali su una torre e riesci a guardarti intorno, non dico a 360 gradi, ma a 270 sì. E quindi comunque anche se lui ha più punti di spawn, tu riesci un attimino di solito a beccarlo e ad andare a prenderlo. Ragazzi, io il bisonte non lo trovo manco se mi pagano. Se questo potrebbe essere un ottimo spiazzo per lui, sinceramente. Però c'è anche troppa boscaglia. Cioè, so che non sembra, ma c'è tanta boscaglia. Per quanto noi possiamo saperne, lui potrebbe essere anche in mezzo a tutto sto casino e semplicemente non lo vado a vedere io. Vado avanti un po' camminando, ragazzi, e poi eventualmente torno alla residenza, magari recap la mappa, perché può essere pure che... Anzi, no, infatti, cioè, sto a pensare adesso, ragazzi, potrebbe essere anche un problema di orario, potrebbe essere anche che effettivamente il bisonte forse io ho messo mattina, perché c'era la mattina per il cucù, però sappiamo che adesso di mattina è un po' più complicato trovarlo. Potremmo mettere... No, ho sbagliato, volevo mettere di pomeriggio, non di sera, e ritorniamo lì, vediamo un attimino se abbiamo un po' più fortuna. Ah, perché ho trovato pochi animali, potrebbe essere anche che prevalentemente poi cervi. Deve essere pure che in un orario che, diciamo, forse lui dorme. Ehi, aspetta. No, wapiti. Però sapete che mi sembra che si vedono un po' meglio, perché la colorazione non è come in quel modo acceso, no? Come era di mattina presto. Quindi forse, un po' di speranza e perseveranza potremmo trovare qualcosa. Io penso che non ne troviamo, perché ce ne sarà sicuramente uno o due, massimo tre, secondo me, in tutta la mappa. Fanno quei soliti percorsi, quindi in base tu a dove stai, io penso che lui si gira un po' tutta la mappa. Loro si girano un po' tutta la mappa. Ok, facciamo come prima, ragazzi. Allora, vediamo un attimino se troviamo qualcosa. Se no, altrimenti, come prima, io torno sempre lì sopra, perché io ho la sensazione che là sopra, ditemi quello che volete, ma ci troviamo qualcosa. Beccato, vai. Signori, eccolo là. Ma, scusa, no, sta a mille... Ma a me mi sembra troppo vicino. Ragazzi, ma è immenso. Mamma, è enorme. Ma ce ne sono due. Ok, quindi praticamente sta zona qui. Bellissimo. Ok, ragazzi, devo andare incontro. Signori, ecco il bisonte, attenzione. Eccolo. È vicinissimo. Comunque è immenso, ragazzi. Scusate se comunque però sentite che ho quattro cani in questo momento sono esplosi. Prova a sparare. Dai. Bella. Lì c'è l'altro. Aspetta. Ok. No. Cribbio. C'è quello che dovrebbe essere quello. Guarda, ma tu guarda che movimenti idioti. Non so manco se lo sto a prendere, ragazzi, pensate.